Buonasera a tutti. E World Home Peace, seconda edizione, una rassegna di tutte le arti in nome della pace. Si svolge qui nel centro storico di Villaricca. In quest'area praticamente ci saranno performance di teatro, di poesia e di danza, mentre in Piazza Maione ci saranno tutti i concerti musicali. Invece, se poi volete continuare il vostro percorso, in biblioteca verranno proiettati dei corti e ci saranno le esposizioni di opere, pittura e scultura. Che dire, siamo emozionatissimi perché l'evento si è presentato gigantesco. Il numero degli artisti che hanno aderito a questo evento sono tanti, sono circa 400, sia per la sezione musica, sezione teatro, sezione poesia, sezione danza. Quindi abbiamo portato un bel po' di persone qui sul territorio. Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno accompagnato, ci hanno aiutato alla realizzazione di questo evento. E intanto io vi presento la presentatrice, sembra una cosa strana, che darà inizio a questo spettacolo. Buon divertimento! Lei è Angela Panico! Grazie! Io sono contentissima di stare anche per la seconda edizione qui a World of Peace. Quest'anno abbiamo una sezione tutta dedicata al teatro, alla poesia e alla danza. L'anno scorso è stato meraviglioso, ci siamo confrontati anche con altri tipi di arte, quali la musica, la pittura. Adesso questo confronto continua anche se siamo in location distaccate. Bene. Per motivi tecnici siamo un po' in ritardo, però io adesso non vi trattengo molto con le chiacchiere, ma diamo subito inizio alla serata. Come vi dicevo, questa è una serata dedicata alla musica, al teatro, alla danza, alla poesia, all'arte. Ecco, l'unica parola che conta. Ma soprattutto c'è un messaggio che vogliamo lanciare con questa manifestazione, che è un messaggio di pace. Questa è una manifestazione contro la violenza e contro ogni tipo di guerra. E noi con la nostra presenza dobbiamo lanciare questo unico messaggio. Allora, facciamo sentire la nostra presenza con un applauso fortissimo, che deve essere il nostro grido di pace in questa manifestazione. Così come ci siete stasera, io vi voglio anche domani e anche dopodomani. Allora, cominciamo subito. Salutiamo Enzo Palumbo, il nostro sindaco Raffaele Topo, lui era Massimo Capocotta che mi ha presentato, dell'associazione Limitarte, che ha voluto questa manifestazione così grande.